Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere come aggiustare l'analogico della PS4. Bene, per cominciare dobbiamo svitare queste quattro viti sul retro del joypad. Eccole qua. Adesso dobbiamo rimuovere la plastica posteriore facendo leva dal basso verso l'alto, in questo modo. A questo punto bisogna fare attenzione per rimuovere la plastica perché è collegata con un cavetto flat alla scheda madre. Per scollegarlo basta solamente tirare. Poi scolleghiamo la batteria staccando i suoi due pin, tirando anch'essi. Rimuoviamo la plastica dove era appoggiata la batteria, in questo modo. Svitiamo la vite che tiene la scheda madre. Rimuoviamo anche questo flat, prendendolo dalla plastica blu apposita. Una volta rimosso, solleviamo la scheda madre per toglierla e facciamo passare il flat nel buco apposito. Una volta rimossa la scheda, togliamo anche l'analogico. Una volta rimosso l'analogico, abbiamo questi due quadratini verdi che vedete con una pinzetta fina. Una volta aperto vedrete questo dischetto bianco di plastica. Praticamente qui ci sono i contatti per far funzionare l'analogico. Vedete? Questi contatti a volte si schiacciano e non fanno più contatto, quindi bisogna alzarli il più possibile. E anche il cerchietto davanti, questo qua. Adesso ve lo indicherò. Ecco qua. Però è possibile anche che si sporchino, quindi prenderemo o un cotton fioc o un po' di carta. Io vi consiglio di usare la carta perché il cotton fioc potrebbe lasciare dei residui. Una volta pulito bene, reinseriamo il dischetto di plastica con i contatti ben alzati in modo che faccia bene il contatto. Eccolo qua. E mi raccomando, va inserito con i due pallini bianchi verso il basso, non vi sbagliate, altrimenti funzionerà al contrario. Ecco come si inserisce, con molta delicatezza e aiuto delle pinze soprattutto. Una volta inserito il dischetto, chiudiamo e reinseriamo anche l'analogico. E adesso richiudiamo tutto il joypad. Thank you.
Grazie ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile.